Buonasera a tutti, appassionati di storiografia militare. Non siamo nello studio di Venezia 90 e del Serenissimo, ma ci troviamo all'esterno, esattamente dietro l'isola di Burano e Torcello. Alla foce siamo a pochi, sarà un chilometro e mezzo dalla foce del Dese, e esattamente attaccati all'aeroporto Marco Polo di Venezia. E pure io volevo farvi una panoramica esterna di più o meno la zona dove abito, dove vivo. In lontananza si può vedere la città di Venezia, i casoni lagunari per la pesca, i canali coi famose cavane dove si rimessano, c'è il rimessaggio delle barche, delle imbarcazioni, e in fondo l'aeroporto. Allora, il video non ha niente a che fare con la storiografia militare, perché qui, per quanto riguarda vicende belliche, non c'è nulla di rilevante qui alla foce del Dese, ma mi collego un attimo al video che ho pubblicato ieri riguardo i pontoni armati utilizzati dalla Regia Marina per la difesa di Venezia durante la Prima Guerra Mondiale. E guardate bene la vegetazione e il tipo di territorio dove queste chiatte, questi natanti, questi monitori, come volete chiamarli, andavano a camuffarsi, ovviamente per sfuggire alle prime ricognizioni aeree nemiche, ma anche e soprattutto alla ricognizione dei palloni frenati avversari che servivano da osservatori per il tiro dell'artiglieria nemica. Ovviamente i pontoni erano sparsi un po' per tutta la Laguna Nord. Qui siamo solo su un tratto, tra l'altro devo confessarvi, è la prima volta che ci vengo e purtroppo c'è un cancello di un'abitazione privata che non mi permette di andare oltre. Però ci troviamo, come ripeto, alla foce del Dese, e potete notare il tipo di vegetazione, il tipo di territorio dove questo tipo di imbarcazione, armate addirittura con i cannoni da 381-40 modello 1914 dell'Ansaldo, che dovevano essere destinate alle navi da battaglia, le corazzate, della classe Francesco Caracciolo. Navi mai entrate in servizio, che verranno poi varate e successivamente demolite, per ragioni ovviamente di costo, nel 1921. E questi cannoni, da una gittata di più di 27 km, potevano tranquillamente battere le linee austro-ungariche che si trovavano esattamente più a nord, dove sto dirigendo ora la fotocamera del cellulare. Come il buon Mike fa i video esterni, anch'io volevo allietarvi di questo video di fine giornata della Pasquetta dell'Angelo e farvi vedere il territorio dove vivo io. Non sono montagne, non sono colline, ma penso che anche la laguna di Venezia abbia il suo fascino, e penso insomma che siate d'accordo con me. Le montagne, purtroppo l'arco alpino è alle mie spalle, c'è vegetazione e qualche piccola palude, quindi non riesco a farvele vedere, però come notate, vediamo se riesco a zoomare, c'è l'isola di Torcello con il famosissimo campanile dove sotto risiede il trono di Attila, l'isola di Burano con il campanile storto. Vediamo se si nota leggermente, dove sto fermando l'inquadratura, l'isola di San Francesco del Deserto, sede di una confraternita di frati francescani, sempre i famosi casoni da pesca, e poi qui in fondo è il Paron de Casa, il campanile di San Marco. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like, prendetelo per come è venuto, abbiate pazienza, e dai, siete invitati all'iscrizione del canale, commentate se volete rendervi partecipi di questo bel paesaggio. E da Venezia 90 è tutto, arrivederci. A proposito, scusate, prima di chiudere, Porto Marghera, la magnifica zona industriale creata dal conte Giuseppe Volpi di Misurata. Esattamente, i lavori iniziarono nel 1917, poi conclusi nel primo dopoguerra. Bene ragazzi, vi auguro una buona serata, una buona Pasquetta per quello che ne rimane, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!